Noi non amiamo fare auguri. Entità A, attraverso Corrado Piancastelli, 13 gennaio 1995. Entità A, voi in terra avete l'abitudine di scambiarvi i saluti o gli auguri ogni volta che comincia un nuovo anno, e per la verità anche in altre occasioni, perché tutto ciò serve a creare un momento di amicizia, di intesa, a volte d'ammiccamento fraterno. Tuttavia noi non amiamo fare auguri, perché gli auguri rientrano nella retorica del discorso. Noi amiamo darvi invece degli stimoli, e gli stimoli sono per noi il miglior augurio, perché contengono una spinta, una volontà, un desiderio, perché trasmettono una speranza. Dunque non auguri, ma stimoli agli uomini e speranze motivate, fondate, perché le speranze soltanto augurate non servono a nessuno. I nostri stimoli sono sempre gli stessi anno dopo anno. Anche in altre circostanze vi ho stimolato, o come voi dite, vi ho augurato, e tuttavia, se voi aveste attuato tutto, ugualmente vi stimolerei ancora, perché ogni anno che passa si presuppone che voi avanziate, sia pure di pochissimo, e quel pochissimo dovrebbe significare per voi una comprensione più illuminata e più illuminante verso gli altri. In definitiva, che cosa io posso dire agli uomini? Quello che direi a me stesso se dovessi tornare sulla terra a vivere come voi. Direi che la vita serve soltanto per capire che al di là di questa comprensione, di questa conoscenza, di questo uso della conoscenza, al di là di questo, la vita non è null'altro che un vegetare del corpo che si illumina invece ogni volta che voi conquistate, che voi trasformate anche i momenti difficili, i momenti di sofferenza, di contrasto interiore, li trasformate in un momento di conoscenza, la quale non deve rappresentare un raggiungimento teorico. Continua.